Anche prima c'era l'agricoltura e anche prima si concimava, anche se adesso si concima di più. Però succedeva che in estate magari il corso dell'acqua, quindi gli apporti di altre acque, erano inferiori e quindi lo scambio mare, cioè lo stagno stava comunque invecchiando, si stava deteriorando, però lo scambio con il mare avveniva molto più lentamente, avveniva per alta bassa marea o per vento o per altre cose. Invece adesso con l'apporto di una grossa quantità d'acqua, no, intanto si dilavano i terreni concimati, si portano altre sostanze che comunque la depurazione non porta via, nel frattempo altri posti come Olmedo, come il depuratore, come si chiama, il potabilizzatore di Montagnese, cioè tutti scaricano lì, dovrebbe essere vietato perché è una zona SIC, è una zona addirittura ad alta protezione. Allora, intanto si potrebbe cercare di fare qualcosa per evitare che l'acqua vada lì, soprattutto nel periodo estivo. Come? Non lo so, di rotarla da altre parti, controllarla prima. Ad esempio esistono le biotecnologie. Esistono le biotecnologie che comunque danno una buona mano. È risaputo, l'hanno fatto la laguna di Orbetello, l'hanno fatto altre località e le hanno bonificate. E già nel frattempo che si stanno a fare gli altri lavori si può cominciare a vedere un risultato diverso, perché se dobbiamo aspettare che facciano, che completino lo studio, nel frattempo noi siamo probabilmente... Bisogna cercare intanto di intervenire subito, almeno per quanto riguarda Olmedo, per quanto riguarda, e vedere se quest'acqua, che oltretutto non è nata per finire nel calico, no? L'acqua del depuratore, in teoria, il depuratore è stato fatto perché l'acqua non andasse nel calico, un troppo pieno potrebbe andare lì, oppure mandarla magari, che ne so, in mare aperto, dalla parte di fuori Capocaccia, creerebbe molto meno danno. L'approccio ecosistemico è proprio un approccio che tiene conto della presenza dell'uomo e di tutte le implicazioni che ci sono dal punto di vista socio-economico. Però appunto, come dicevo, io da questo punto di vista poco posso fare. Ad esempio, può considerare ad esempio, io dico, l'uso adesso per il momento per diluire questo fenomeno delle biotecnologie, aprire nuovamente l'altro canale che è stato chiuso, perché se l'acqua è in circolo si scambia più rapidamente, poi i lavori più grossi si potranno fare anche col tempo, però momentaneamente non possiamo aspettare di morire prima di aver studiato tutto. Io penso che anche però voglio dire, lei ha detto che voi potete dare un rapporto scientifico alle autorità di competenza. No, io non ho detto che non ho un rapporto scientifico, no. Io ho detto che noi abbiamo svolto delle attività di ricerca sul carico, niente, eccetera, ma è la nostra attività di ricerca. Quel depuratore è nato in un posto che non doveva nascere, che è costato l'anima che è dovuta costare, che non funziona, che scarica su un SIC, dove ci sono altri scarichi abusivi o meno, lì è un grosso problema che non è risolvibile assolutamente. Lei ha detto che il porto di Perfiglia gli piace. Io quel punto di dente l'avrei fatto saltare subito in aria, sinceramente. Credo che Perfiglia sia stato. L'avrei fatto saltare in aria. E credo che Perfiglia sia stato. E avrei aperto di nuovo l'altro punto di come si chiama? Di entrata in acqua. È vero, però così rischio di averne due di marea gialla, no, che mi arrivano. No, perché il calico si ossigenava, io ero piccolino, si ossigenava da due canali, ma era anche più espanso, più espanso a sud verso, no, non è più sud, più espanso a sud, cioè il problema di questa cosa è grosso ed è sicuramente difficile da risolvere, molto difficile, con i soldi che sono stati spesi, cioè è inutile buttare la roba in acqua, che sarebbe anche buono, perché per gli studi che sono stati fatti, in mettere quell'acqua piena di nutrienti in mare sarebbe la cosa ideale, il mare, sì, il mare sarebbe una cosa ottima. Forse l'ideale è mandare In agricoltura adesso l'ex, cioè il consigliere comunale, non lo so se ne è andato via. Non lo so, perché in agricoltura non c'è parametri. No, non così, cioè così non ci può andare, però miscelata, eccetera. E dove la misceliamo? E dove la misceliamo?
parte, cioè da dove esce dalla... E dove? Cioè lì ci vuole un bacino di raccolta che è grande come il campo sportivo. E li mettono in marcia il vecchio depuratore con un tubo che va da oltre la Maddalenetta. Non puoi, non puoi, non si può. 2 chilometri devo fare. Ma non si può. Non si può, non si può buttare in acqua, perché l'amministrazione che c'era prima, che ha deciso questo obbrobrio, ha preso i finanziamenti perché quell'acqua deve essere riciclata al 100%, quindi non si può buttare in acqua. E se buttate l'acqua in mare, vi arrestano. Perché adesso lo stai buttando in mare? Il bacino di raccolta deve essere grande come un campo sportivo. E dove lo facciamo? Allora, la risposta immediata è mandare la fuga, si potrebbe però, mandare. Però, da osservatore, quindi da chi arriva, nel 2010 l'acqua finiva nello stagno e avevamo la marea gialla. Nel 2011 è finita in agricoltura e avevamo la marea gialla ed è finita in agricoltura per buonissima parte. Nel 2012 torna ad andare in mare e comunque la marea gialla è un po' minore rispetto agli altri due anni. Quindi questo, come dire, da non esperta, però mi fa pensare che probabilmente il numero di fattori che incidono lì è molto più complicato del solo la funzione del depuratore, che purtroppo abbiamo lì, che è in una situazione bizzarra, sono d'accordo, soprattutto è in salita lontano, eccetera, 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 scarica in un'area dove non potrebbe, però lì ce l'abbiamo. Perché non è che adesso possiamo andare a pagare, riportare indietro i soldi e pagare le penalità per aver fatto un'opera fatta male, cioè dobbiamo anche riconoscere che questa cosa è irreversibile, l'abbiamo messo lì e lì lo dobbiamo far funzionare. Sì, solo che l'acqua bisognerebbe mandarla da un'altra parte. L'acqua bisogna mandarla da un'altra parte, allora cerchiamo di capire come si fa, però questa cosa non avviene in 2 giorni, no. Avviene in 3, 4, 5 anni. Si potrebbe risolvere in un modo, che con Chiara ne abbiamo anche parlato di questa cosa, ci sono delle condotte del Consorzio Bonifica dell'Annurra che ha 2 condotte, quindi portarla dal depuratore a Monte Paranta. Poi mandarlo al portatore. No, no. Fuga. Ancora in salita me la fa andare con l'acqua. Non si può mandare. Cala del vino. Quanto ci costa? Ma non si può buttare. Sicuramente. Ma andiamo a Fuga, ma poi ci torna giù, Perché il Cuga rappresenta la principale riserva idrica per l'approvvigionamento idropotabile della città di Alghero, quindi se lo pensiamo il Cuga... No, ma infatti l'ente che gestisce i laghi in Sardegna si sta opponendo fortemente, perché questa è una cosa impensabile, buttare le acque reflue nel Cuga. Le stanno buttando? No, ancora non le stanno buttando perché non sono così. E noi comunque siamo... Scusa, perché una cosa che forse l'assessore non sa, avanti ieri, il depuratore di Alghero ha sversato di qua cacca al mare, il vecchio depuratore, lo sapevate? Sì, perché poi c'è tutto un problema sulla nostra acqua piovana che finisce piazza al piovano. Il mare di Alghero era pieno di cacca. Vorrei spostare di nuovo l'attenzione su una questione di tipo ecosistemico. Perché l'idea che possiamo fare una cosa, vedere che non ci piace, fare l'azione contraria per ritornare allo stato precedente, non è così. Negli ecosistemi non funziona così. Ogni ecosistema ha la resistenza, che è la capacità di opporsi ad un cambiamento legato ad un'azione di disturbo, e quando questa resistenza viene superata l'ecosistema si assesta su un altro livello di equilibrio. Lo stesso ecosistema si manifesta in maniera diversa. E se io tolgo il disturbo, non è detto che togliendo il disturbo
ci sia una risposta e un rientro nel tempo da me desiderato e sul livello precedente. Quindi qualsiasi azione dal punto di vista dell'ecologo deve tener conto della resistenza, della resilienza dell'ecosistema ed è molto importante avere queste idee, queste concezioni, perché se no continuiamo ad avere un approccio ingegneristico, spostiamo i volumi a destra e a sinistra e non ci rendiamo conto sino in fondo di quale sia l'impatto della nostra azione sull'ecosistema e corriamo il rischio di fare delle azioni che possono essere addirittura peggiorative e comunque non avere la risposta che io desidero da quell'ecosistema. Devo avere una conoscenza scientifica approfondita. Io capisco che il problema sia un problema urgente. Qui c'è un problema di tipo economico dietro, c'è un centro turistico importantissimo per la Sardegna, c'è un'economia che gira intorno all'aspetto turistico e c'è un problema di qualità dell'ambiente, però bisogna essere in grado di, appunto, di comprendere che stiamo lavorando con gli ecosistemi, non stiamo spostando semplicemente dei volumi d'acqua e questo è molto importante. Perché gran parte dei nostri problemi derivano proprio da un approccio, senza voler offendere nessun ingegnere, però di tipo ingegneristico. Pensare a poter spostare a destra e a sinistra i volumi d'acqua senza tener conto che negli ecosistemi la componente biologica, la comunità, esprime la qualità. E quindi dobbiamo stare molto attenti e avere una base scientifica, una conoscenza del funzionamento degli ecosistemi approfondita prima di prendere delle decisioni che potrebbero, ripeto, dare addirittura dei risultati peggiori. Ho conosciuto le draghe che erano fisse nello stadio dei cali, quindi dragavano, toglievano il materiale. Minimo sono passati 25-30 anni e quel lavoro non si fa più, che l'altro imbocco, l'altro canale che portava all'interno del Carisi, che quindi quando c'erano le maree riossigenava, cioè lo stagno funzionava, quello è stato chiuso più o meno 25 anni fa. Cioè quello ormai è un cucchiaino che se si mette con i preparati la e io dico fare piccoli interventi non eccessivamente costosi, ad esempio biotecnologie, riaprire il canale, accorciare un po' la punta del volo di fertilizzante, non lo so. Non voglio entrare dentro alle diverse soluzioni tecnologiche perché non è il mio compito, è veramente non so, no. Per le biotecnologie è un buono. Voglio dire, sicuramente ci sono anche persone molto più competenti rispetto a me, rispetto a questa cosa qui, però come ecologo vorrei dare anche un altro messaggio, se posso. In una laguna, in un qualsiasi ecosistema acquatico, naturale, se io tolgo il sedimento, sto togliendo una parte fondamentale di quell'ecosistema. Cioè, un conto è se io faccio un'azione di dragaggio in un lago artificiale, che è stato costruito perché devo accumulare una certa quantità d'acqua, devo garantire una certa qualità, e quindi è un'azione gestionale che viene fatta periodicamente. Ma in una laguna togliere il sedimento significa togliere in maniera irreversibile una parte della biodiversità. Significa comunque interferire fortemente sul funzionamento dell'ecosistema, quindi anche delle attività gestionali che venivano compiute nel passato, non è detto che assolutamente siano quelle migliori dal punto di vista ecosistemico, per cui anche rispetto a questo bisogna stare molto attenti, anche perché appunto è un ambiente che fa parte di un parco e ripeto, togliere il sedimento significa togliere una parte vitale della laguna e togliere forme di resistenza di alcune specie, togliere l'alimentazione per alcuni organismi acquatici e non acquatici, per esempio per la fauna, cioè lavorare sul sedimento implica grande attenzione e anche in questo caso grande conoscenza, anche perché io ho visto degli interventi anche sui campi che hanno proprio fatto scomparire completamente l'area litorale, creando delle sponde ripide e che non esistevano, cioè non ci sono in un ambiente lagunare in maniera naturale, per cui hanno creato
una condizione di non riaffermazione, per esempio, della vegetazione litorale. In assenza di vegetazione litorale non ci sono neanche le condizioni per la sosta dell'avifauna, cioè dobbiamo stare molto attenti alla complessità dell'ecosistema. E lo dico come ecologo, non lo dico per nessun interesse. E poi i sedimenti, dove li mettiamo? Se anche... Riaprire il canale vuol dire farla circolare da solo, il sedimento se ne esce, allora, adesso gli abbiamo impedito di uscire. Ma sono stati fatti molti interventi nelle lagune, sta salendo il livello proprio di mantenimento di un elevato idrodinamismo, e questa è una scelta che si può fare, perché significa pensare di ritornare ad una maggiore naturalità, però è una scelta che viene fatta, e quando si fanno delle scelte si devono sapere le implicazioni, certo, che queste comportano. Dico semplicemente questo, ecco. L'ecosistema è complesso, per cui non è che togli un pezzo, non funziona. Se sale il fondo, cioè se continuiamo a tenerlo strozzato, l'uscita del calice, no? Arrivano molti sedimenti, sale il livello, l'acqua scalda più in fretta. Oggi il calice è meno profondo di come lo era molti anni fa quando c'erano i due canali, quindi quell'acqua scalda anche molto più in fretta e aiuta la fermentazione. Quindi voglio dire, cercare, io non ho detto di fare grossi interventi, sto dicendo piccoli interventi, ad esempio potrebbe essere riaprire l'altro canale, aiutarlo un pochino, cioè, e andare a monte, cercare un medo, vedere che non mandino più i residui di miniera e il resto.